La nuova stagione Pime presenta 16 spettacoli che proseguono quel percorso di rinnovamento culturale che abbiamo intrapreso come Centro Pime ormai da alcuni anni. L'idea principale resta sempre la stessa, cioè quella di indagare il nostro tempo attraverso la testimonianza di timonieri, donne, uomini in grado di traghettarci attraverso la complessità del mondo in cui viviamo. Per questo quest'anno apriamo il 14 ottobre con Luigi Delia, che porta in scena nel centenario dalla nascita Don Milani, Barbiana e l'attualità del suo I Care. Scopriremo anche la vita e la poesia di Antonia Pozzi, la storia di Anna Frank, quella di Amin, un ragazzino migrante dei nostri giorni, la vita quotidiana di San Francesco, l'esperienza missionaria di padre Luigi Pinos, 52 anni vissuti in Bangladesh. Per la settimana della legalità invece abbiamo riservato due titoli, Antimafia tra cuore e sentimento di e con Nando Dalla Chiesa e Stock Do, Io sto qua, il monologo dedicato dai Meridiani Perduti Teatro a Lella, mamma di Michele Fazio, ragazzo ucciso per errore durante un regolamento di conti tra clan rivali a Bari. Il Natale lo celebreremo con la Scuola di Musica Cluster con un grande concerto gospel in doppia replica, mentre la Pasqua è affidata al testo di Erich Emanuel Schmidt, Il Vangelo secondo Pilato, con l'interpretazione di Christian Poggioni. A livello musicale poi prosegue la collaborazione con Opera Breve di Altea Pivetta, due le opere liriche in cartellone quest'anno, La Madama Butterfly di Puccini e Il Barbiere di Siviglia di Rossini. Ma la vera novità a livello musicale è forse la presenza della giovane The Millennials Orchestra, diretta da Lorenzo Baldasso, che insieme alle voci di Chiara Pederziani e Francesco Di Marco si propone di recuperare con formazioni storiche e arrangiamenti originali la musica d'oro del periodo jazz. 4 gli appuntamenti musicali da non perdere. E infine, grazie ai giovani talenti artistici della Mangrovia, avremo anche un musical inedito dal titolo Mind Gap, un viaggio nell'animo umano, nella nostra società, tra luci, ombre e storie di vita, il cui ricavato, tra l'altro, andrà a sostenere le opere dei nostri missionari nel mondo. Insomma, un viaggio da fare e da vivere insieme, attivando tutti i sensi.